Ciao, sono Erika e sono insegnante di Pilates. La mia missione è aiutare le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno, per ritrovare forma fisica, energia, forza, vitalità in maniera consapevole e rilassando la propria mente. Oggi è il sesto giorno della sfida Pilates Up Challenge, 10 minuti al giorno di Pilates per abbattere la pigrizia data dalla quarantena. Oggi faremo Pilates in piedi, sempre per rafforzare la parte centrale del corpo. Quindi non resta che srotolare il materassino, ritrovare il proprio centro e buon allenamento! Oggi partiamo in piedi, piedi paralleli tra di loro, allineate le creste iliache. Senti il bacino che ruota leggermente in avanti per andare in neutro, l'ombelico che viene leggermente risucchiato, così come la vescica, e danno una spinta alla colonna vertebrale per crescere verso l'alto. Le tue spalle si aprono, le scapole si abbassano e si chiudono. Inspirando, porta le braccia verso l'alto, senti la colonna vertebrale che tira in direzioni opposte. Ed espirando comincia ad eseguire un roll down, immaginando di staccare dal muro una vertebra alla volta. La pancia viene risucchiata per accompagnare il movimento. Arriva fino al tuo massimo allungamento. E quando inspiri, porta le braccia verso il soffitto. Ed espirando, fletti le ginocchia evitando di fare le X, quindi mantieni ginocchia e dita dei piedi ben allineate. Le braccia si abbassano e srotola nuovamente la tua schiena ricostruendo una vertebra sopra l'altra. Inspira allungandoti verso l'alto e espira, roll down attivando l'addome. Deve essere un'attivazione leggera, una connessione. Meno della metà della tua forza serve per attivare il centro. Fuori l'aria piegando le ginocchia e srotolandoti dal bacino in su. Espira, roll down. La testa e il collo sono super rilassati. Tira un po' di più il tuo busto verso le cosce. Espira, roll up. Senti la colonna vertebrale morbida che esegue movimenti fluidi, come se fosse il corpo di un serpente. Scendi con controllo. E ritorna. L'ultimo. Rilassa le braccia e vai a unire i talloni tra di loro, baciando i piedi a V, le gambe extra ruotate e i glutei attivi. Apri le braccia all'altezza delle spalle, i palmi guardano verso l'alto, le braccia si allungano lateralmente in modo da abbassare le spalle e porta il peso sul tuo piede destro, spostando in fuori il bacino e attivando il braccio destro che tira in direzione opposta. Tira una cintura immaginaria attorno al tuo addome e allungati in una direzione con le mani e in direzione opposta con il fianco. Inspirando, ritorno in centro, sempre dallo stesso lato, espira, allunga, attiva gli obliqui. Inspira, attiva di nuovo gli addominali per ritornare. Allunga e torna. Sposta il lato sinistro della tua cassa toracica verso il bacino quando scendi e allontanalo. Avvicina la cassa toracica al bacino e allontanala. L'ultima volta. Poi rilassa le braccia, riporta i piedi paralleli tra di loro e braccia di nuovo verso il soffitto. Quando butti fuori l'aria ora, immagina che qualcuno tiri indietro la tua coda e ti inizi a far appiattire la colonna vertebrale portandola fino a essere parallela al pavimento, in questo modo. Quindi se ti senti gobba, piega leggermente le ginocchia e ricordati di stabilizzare le scapole, eventualmente appoggiando anche le mani sulle tue cosce. Altrimenti, braccia allineate alla testa, schiena ultra piatta. E poi srotolati dal basso verso l'alto, risalendo e rilassando le braccia. Di nuovo, inspira, braccia in su. Espira, attiva il core, appiattisciti, fuori l'aria. Inspira, rilassa e srotolati. E ancora giù.
inspira, srotola. La prossima volta resta con la schiena piatta parallela al pavimento. E comincia ad aprire le braccia inspirando e a riportarle oltre la testa espirando. Inspira. Espira, ricordati il mento leggermente indentro e la testa sostenuta, mai pesante. L'ultima volta. E poi di nuovo ginocchia piegate e roll up. Torna ad unire i piedi tra di loro, palmi delle mani rivolti verso l'alto con le braccia aperte e side bend in direzione opposta. Sposta il peso con il bacino sul piede sinistro, attiva il braccio sinistro per allungarti e ricorda, cassa toracica verso il bacino. E su. Espira. Inspira. Espira. Inspira, espira, inspira, l'ultima volta, rilassa le braccia, piega leggermente le ginocchia e riporta le braccia all'altezza delle spalle, questa volta coi palmi rivolti verso il basso. Andiamo ad eseguire spine twist, quindi la torsione del busto solo dalla cassa toracica in su e inspirando si torna in centro. Ho detto dalla cassa toracica in su, quindi il bacino deve restare immobile di fronte a te, come se tu avessi due lucine laser che escono dalle creste iliache e che puntano verso la parete che hai di fronte. Non devono mai muoversi da lì, mentre altre due lucine posizionate ai lati delle spalle vanno da un lato all'altro della stanza, così sentirai tutti i tuoi organi interni che vengono massaggiati, tutti i tuoi addominali che stanno lavorando per mantenere stabilità ma allo stesso tempo creare allungamento, forza ed elasticità. E quando abbiamo terminato quest'ultimo, rilassiamo la posizione e portiamo i piedi paralleli. Le braccia puoi tenerle come se abbracciassi un albero con le dita più o meno all'altezza dello stomaco e fai un piccolo plié. Da qui stacca i talloni, mi raccomando, alluci ben piantati a terra, tutte le dita ben aperte. E riappoggia, stendi. Espira, piega, stacca i talloni. Inspira, appoggia. E distendi crescendo, risucchiando l'addome. Espira. Inspira. Espira. Inspira. La prossima volta restiamo in relevé e molleggiamo. Inspira. Espira. In, oh, due, oh, e poi appoggiamo e rilassiamo. Da qui andiamo ad aprire le nostre braccia, sempre altezza spalle, palmi verso il basso, gambe un po' più divaricate. Espirando andiamo a fare sow, quindi torsione della cassa toracica verso destra, apriamo bene il torace e con la mano sinistra scendiamo verso l'esterno del piede destro, sguardo verso il soffitto, molleggiamo tre volte tenendo gli addominali attivi e inspirando una bella spinta per risalire, come se fosse un elastico che viene mollato. Espira, 3, 2, 1, inspira. Espira, 3, 2, 1, inspira. E 3, 2, 1, inspira. E 3, 2, 1, in. L'ultimo. E rilassa, riporta i piedi sotto di te, sali in relevé, attiva i glutei, attiva il perineo, la parte bassa degli addominali e spingi le mani verso il pavimento, come se avessi dei secchi da 10 kg per ogni mano che ti rendono le braccia e le spalle pesanti.
pesantissime. E da qui inizia a fare undread. Inspirando, batti forte 5 volte le braccia e altre 5 volte espirando. Se ti senti instabile, abbassa semplicemente i talloni. Inspira, 2, 3, 4, 5, espira, 2, 3, 4, 5. Per mantenere l'equilibrio è importantissimo che tu mantenga tutta questa parte qua attiva. Lo so, non è elegantissimo da mostrare, ma è super, super, super efficace e importante per la nostra salute e l'efficacia degli esercizi. Ovviamente devi sentire qua che ad ogni respiro gli addominali si stanno attivando, verso il centro del corpo. Oggi non ho equilibrio. E come ultimissima cosa, cloche, delle belle dondolate. I piedi sono paralleli, inspirando allungati verso l'alto e lasciando le ginocchia morbide, fai una caduta libera verso le tue gambe e fai andata e ritorno in questo modo. Ancora per 3, 2, 1, rilassa la posizione. E anche la sfida del giorno è conclusa. Io ti ricordo di iscriverti al canale se i miei contenuti li trovi utili e interessanti, di attivare la campanellina per rimanere aggiornata ogni volta che aggiungo un nuovo video sul canale e di lasciare un commento e un mi piace a questo video se lo hai provato. E quindi noi concludiamo con i nostri respiri finali. Inspiriamo. Io ti ringrazio e ci vediamo domani con l'ultimo video della sfida.